No, praticamente dico in un momento così tecnologico dove c'è l'avvento di internet e quindi molta più facilità di linguaggio tra le popolazioni. Io l'altro anno sono stato in Puglia e ho chiesto un'informazione, dico: scusami, signora Pernola, chi siete lei? A chi siete lei? Proprio il congiuntivo ha preso per mano il condizionale e se ne sono andati. Siamo stati mezz'ora neanche con i segni, i sottotitoli, non ci siamo capiti. E questo per dire, insomma, che... Il romano è simpatico. No, il romano è simpatico. Romano, guarda, sei un romano doc. No, diciamo che io prima avevo di più questo pensiero di parlare in italiano quando andavo al nord o al sud, per farmi capire, per comprendere, anche perché sai, stai a livello nazionale. E invece poi ho visto, insomma, non stringendo molto il romano, però ho visto che proprio c'è questo bisogno, proprio la gente vuole sentire parlare romano, perché tanti mi dicono suono, sì, anche. È il suono, bravissimo, il suono è molto... Ma anche gli in America dicono che piacciono molto parlare inglese con l'accento romano, romanesco, diciamo. Beh, questo non lo so. Però tu sei stato, a proposito, hai mai fatto uno spettacolo in America? Magari no, in America italiani. No, però sono stato a Lugano per la comunità di italiani, sono e sono tantissime, devo dire, guarda, una commozione, si sono messi a piangere quando mi hanno portato all'aeroporto, quindi devo dire che... Germania forse pure. Non lo so, in Germania non sono mai stato, sono tornato ieri da Londra, però posso dirvi, insomma, che è pieno di romani e di italiani, stesso romani, molti napoletani, quasi un milione di italiani, quindi... Quindi il romano non è simpatico quando va in giro, no, è chi Roma, non è chi romani, insomma, no. Dice... Guarda, tu mi stai a toccare un tasto. La Roma faccia ride, no? Una cosa bravissima. Tu mi stai a toccare un tasto che è proprio l'inizio del mio prossimo spettacolo, di quello che sto scrivendo. Sì, ho visto il tuo spettacolo, quello che nato è in Teatro Italia. Nato in Italia. Nato sì, in Italia. Sono iniziato, cioè, sono entrato lì 2 ore. No, lo so, io mi sono anche molto divertito. Poi stanno abbiamo scritto una cosa. Hai fatto 30 giorni di seguito. 31 giorni 31, di seguito. Tutto sempre pieno. Però posso dirti che, insomma, lo spettacolo che stiamo scrivendo è proprio inerente a questa cosa qua, che ci sono, non dico altri personaggi, però che sembra che se uno viene a Roma, appena arriva a Fiumicino, tutti manda caga la valigia, ma non siamo tutti così, no, perché Roma è sempre quello che deve parlare. Invece che c'è, faccio un altro... No, nel senso che non siamo tutti così, c'è anche il romano che parla così, te manda sempre a quel paese. È più raffinato, è più pariolino. Però c'è un altro modo di dirtelo, no? Capito? C'è quello d'Orbella Monaca, c'è quello d'Orbella Monaca. C'è quello di Boccea e così via, insomma. Insomma, regioni, non si capiva comunque tra quartieri. Quindi. Torniamo in tema, sì. Premio Simpatia, eccolo, al Campidoglio. Premio Simpatia per un comico, quindi è proprio l'espressione, la massima espressione di un premio. Grazie a voi, grazie a te. È stato un piacere. Ciao.